L'associazione Sentiero dei Sogni mi ha invitato per una lettura nel mitico parco del San Martino, un incontro dedicato ad Alda Merini, un incontro a cui non posso andare per motivi di salute o meno, però volevo fare partecipe di quella che può essere la mia presenza. E senza volerlo, per caso, mi è capitato tra le mani l'ultimo libro, Un cuore all'indice, che in verità è il penultimo perché fra poco uscirà La vita nonostante. E Un cuore all'indice in qualche modo c'era qualcosa di profetico rispetto a questo periodo pandemico, in particolare in quello più intenso che abbiamo vissuto. Ricordate l'immagine del Papa in quella settimana santa, in particolare quando era da solo in questa enorme piazza, Piazza San Pietro, pioveva dirotto. Ma è stata un'immagine che ha fatto il giro del mondo, ma soprattutto è entrata nell'anima di tutti. Per dirle in breve, con l'immagine, senza volerlo, l'ho collegata a questo racconto, che è una storia un po' particolare, che parla comunque di quello che è il tema principale che è uscito da questo periodo che abbiamo vissuto, nel tema della distanza. E siccome il tema di oggi, fra l'altro, è quello anche dell'amore, ve lo racconto un po' adagio adagio. All'interno di Un cuore all'indice c'è questo breve brano. Verso un mondo diverso si narra che ci sia una fiammella di candela e una sua piccola ombra allungata sul pavimento della mastodontica cattedrale, che una donna entri in chiesa con la sua semplicità di fede e un uomo incerto dalla porta laterale appoggia la sua mano nella santiera. La donna infila al confessionale, l'uomo esattamente agli antipodi, cerca un posto per il suo cappello sulla sedia. Hanno le mani giunte entrambi, hanno un Dio in comune e vite vissute diversamente. La donna è di terra e di fuoco, custodisce immense ricchezze interiori. Lui si espone nella sua sensibilità in buona fede, ma ostenta, uomo d'acqua e d'aria, la propria evanescenza. Lui cerca riparo rumorosamente dove lei è nicchia, silenziosa. Lei porta dentro un pianto dignitoso d'altri tempi, lui mostra una lacrima mal trattenuta, ma non si voltano le spalle. Camminano uno verso l'altro, si affiancano nel passo, incrociano gli sguardi. Io l'ho già visto quello. Io l'ho già vista quella. Lui è l'ombra buona di lei, che è l'umile fiammella. Nel racconto, più che una lacrima, c'era in quel raggio di luce misteriosa proiettato dal rovine della cattedrale un sorriso in forma di preghiera. Ci sono donne eccezionali nel donare che riescono a mettere il proprio cuore nel cassetto, sanno entrare nell'armadio dell'altro, aprirne il cassetto, riconoscere le pieghe di un tempo, il profumo di lavanda dell'amato, e poi chiudere di nuovo l'armadio senza che l'uomo si sia accorto di tanto amore, senza percepire l'altra faccia immensa del cuore. Se questo mondo stanco, su questo mondo stanco, ci ho appena pranzato sopra e brindato per la Santa Pasqua, Pasqua, Pesach, passaggio, passaggio. Ho seguito il passaggio del secolo, il 2000, accompagnando gli ultimi matti che lasciavano il manicomio San Martino per rientrare in una società normale. Non ho mai pensato alla fine del mondo, ma forse non ci pensavo alla fine del mondo perché, per certi versi, è già qui. Da Un cuore all'indice,
Questo racconto, che è un racconto come sempre diventa profetico, e nel trovarlo in qualche modo spero di aver trovato anche voi. Ciao a tutti.